Seconda edizione del nostro telegiornale, bentrovati. Apriamo con la pandemia, con il Covid-19. Dunque, perché c'è un focolaio all'ospedale di Acireale, 42 casi accertati tra personale medico, infermieristico e ausiliario. Vediamo. All'ospedale Santa Marta e Santa Venere di Acireale è allarme per un focolaio da Covid-19 che ha colpito 42 operatori sanitari tra medici, infermieri e personale ausiliario. Sospese tutte le attività di ambulatorio sino al prossimo 21 ottobre. Disposti tamponi rapidi per tutto il personale in servizio che potrebbero evidenziare un numero più elevato di infezioni e l'adozione di provvedimenti più stringenti come la sospensione di tutte le attività cliniche e il trasferimento dei degenti in altre strutture. La situazione è monitorata costantemente dai vertici dell'ASP di Catania, la governance interna all'ospedale minimizza, parla di una trentina di casi e non rilascia interviste. Una fonte interna, solitamente ben informata, riferisce invece di 42 casi accertati, numero destinato a crescere se dai tamponi programmati dovesse emergere un'esplosione di contagi che metterebbe in serio pericolo non solo la gestione ordinaria dell'ospedale, ma anche e soprattutto quella chirurgica, dal pronto soccorso all'attività delle sale operatorie. Solo ipotesi al momento. Al Santa Marta e Santa Venere di Acireale vengono applicati rigidi protocolli di accesso nella struttura degli utenti con tampone e misurazione della temperatura corporea. Qualcosa nel sistema dei controlli anti-Covid deve essere sfuggito agli operatori incaricati delle verifiche anticontagio sul modello adottato durante la trasformazione in Covid Hospital per la gestione dell'emergenza sanitaria, che non ha manifestato falle nel sistema degli accessi. Indagini sono in corso nel tentativo di ricostruire le cause della diffusione del virus in misure con modalità così ampie in un ospedale dove solitamente gli accertamenti vengono effettuati con un certo rigore. Nessun commento da parte della direzione medica, che sulla questione accenna appena, sminuisce l'accaduto e rimanda ai vertici etnei dell'ASP per eventuali comunicazioni ufficiali. I 42 casi di diffusione da coronavirus riscontrati tra il personale sanitario collocato in quarantena e quelli in fase di riscontro potrebbero delineare una grave situazione di disagio nella gestione ospedaliera, che fa registrare le prime pesanti ricadute sull'utenza costretta a rivolgersi altrove a seguito della sospensione di tutte le attività ambulatoriali. Adesso il quotidiano aggiornamento sull'andamento della pandemia in Sicilia: 304 i nuovi contagiati da Covid-19 nelle ultime 24 ore a fronte di 17.276 tamponi, dunque scende l'incidenza oggi all'1,8%, ieri al 2%, purtroppo si segnalano anche sei vittime che così fanno ancora salire il numero dei morti purtroppo dall'inizio appunto dell'emergenza Covid. La Sicilia resta tra le regioni italiane dove il virus circola maggiormente, quasi la metà dei casi siciliani si concentra su Catania e sulla sua provincia, perché 127 persone sono state registrate come positive nelle ultime 24 ore appunto a Catania e in provincia, 43 invece a Palermo. Gli attuali positivi oggi nella regione però scendono a 9.289, dunque 747 meno di ieri, siamo sotto quota 10.000, ci sono 314 ricoverati in ospedale, 26 meno di ieri e 41 ricoverati gravi in terapia intensiva, 2 in più di ieri. Al via nel catanese tamponi salivari per gli alunni delle scuole elementari e medie in alcune scuole campione. Tamponi salivari al via in alcune scuole del catanese, nell'ambito della campagna di screening per individuare l'eventuale presenza di positivi alla Covid-19, interessate scuole elementari e medie. Sono complessivamente 1.100 i tamponi salivari distribuiti in 10 scuole della provincia etnea dall'ufficio emergenza Covid, diretto dal commissario Pino Liberti. Ad ogni scuola sono stati consegnati 110 kit, 3 i distretti interessati, quelli di Acireale, Giarre e Gravina di Catania. Ad occuparsi dello screening sono le unità speciali di continuità assistenziali del settore scuola. L'iniziativa è stata peraltro accolta con entusiasmo dagli stessi ragazzi. La risposta è assolutamente superiore rispetto alle aspettative, perché i genitori hanno aderito all'iniziativa della scuola Sentinella davvero in maniera massiccia sulla popolazione scolastica che attiene la scuola primaria e la scuola secondaria primo grado, che sono appunto i due ordini scolastici che sono interessati a questo progetto, a questa iniziativa.
e il 30% circa delle famiglie ha aderito alla, appunto, all'iniziativa della somministrazione del tampone salivare. È un'importante precauzione. Assolutamente sì, ed è anche un messaggio che il territorio dà in generale, perché io leggo questa adesione come innanzitutto un'attenzione alle misure previste dal protocollo sanitario, secondariamente come la volontà di partecipare attivamente alle azioni di prevenzione che si stanno mettendo in atto sia da parte del Ministero della Salute e anche da parte del commissario per l'emergenza sanitaria, il commissario Liberti, per il nostro territorio. Quindi senz'altro una bella risposta. È un bel messaggio. E i ragazzi? I ragazzi sono entusiasti, anche curiosi, oggi li ho visti effervescenti, perché i ragazzi, ne abbiamo parlato oggi con i docenti, hanno assunto fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria un atteggiamento davvero molto attento alle prescrizioni che provengono appunto dalle autorità competenti e quindi si vedono coinvolti in prima persona oggi in questa serie appunto di misure preventive e li vedo appunto molto entusiasti e tra loro parlavano di questa iniziativa e gli brillavano gli occhi perché loro hanno evidentemente il desiderio di uscire da questa situazione che certamente ha condizionato il loro vissuto. Cronaca, due 17enni sono morti in un grave incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 118, la Cornonese Agrigentina, fra Agrigento e Raffadali, Gaetano Maragliano, che aveva compiuto 17 anni appena 3 giorni fa, e poi Martina Laimo, questi i nomi, erano entrambi residenti a Raffadali, erano in sella ad una Aprilia 125 che per cause ancora in corso di accertamento ha invaso la carreggiata opposta ed è andata a scontrarsi contro un Range Rover che stava procedendo verso Agrigento. Purtroppo per i due ragazzi non c'è stato niente da fare. Allerta meteo domani della Protezione Civile regionale in diverse aree della Sicilia, soprattutto in Sicilia orientale. Alcuni sindaci hanno diramato le ordinanze di chiusura scuola con attivazione della DAD, è il caso di Acireale, di Acicastello, ma anche, proprio abbiamo avuto notizie in questi minuti in redazione, anche di Aci Sant'Antonio. Vediamo. Tornerà il maltempo domani su gran parte della Sicilia, nello specifico su quella orientale. Allerta meteo tra arancione e gialla, così recita l'avviso regionale del Dipartimento di Protezione Civile, che prevede la persistenza di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio temporale. La pioggia potrebbe avere particolare intensità, con locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. L'allerta arancione riguarderà soprattutto il centro orientale dell'isola e il versante tirrenico, ma anche la zona in nord orientale del versante ionico. Allerta gialla invece nelle isole Egati, nell'isola di Pantelleria, nelle Pelagie e sul versante dello stretto di Messina, sino ad attraversare tutta la Sicilia orientale. Ad Acireale le scuole rimarranno chiuse per ordinanza dell'amministrazione comunale. Raccomandata particolare attenzione soprattutto in alcune zone del territorio acese, come i vari sottopassi, dove potrebbero verificarsi cospicui accumuli di acqua piovana. Attenzione massima anche nel Giarrese, ad Altarello, San Leonardello e in via Rovettazzo, oltre che nelle arterie convergenti verso Torre Archilafi e Carrubba. Probabile anche le mareggiate sul lungomare Pantano. Oltre ad Acireale, le scuole resteranno chiuse anche ad Acicastello, con possibilità, a discrezione dei dirigenti scolastici, di adottare la didattica a distanza. Viceversa, le scuole resteranno invece aperte ad Acicatena. Ad Acireale, l'ordinanza del sindaco prevede anche la chiusura del cimitero comunale della Villa Belvedere, di attività ed esercizi che abbiano sede in locali interrati o seminterrati o sul livello stradale. Consigliato anche l'uso limitativo di autovetture e la chiusura di cantieri edili, così come la non esposizione per l'occasione dei contenitori per la raccolta differenziata.
Il giudice per le udienze preliminari di Catania, ragazza rinviata a giudizio per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, 45 persone. Nell'ambito dello straccio dell'inchiesta Università Bandita della Procura su presunti concorsi truccati all'Ateneo di Catania. A processo andranno docenti atenei e di diverse facoltà italiane, l'ex procuratore Vincenzo D'Agata, la figlia del docente universitario, l'ex sindaco Enzo Bianco, l'ex assessore comunale e professore universitario Orazio Licantro. La prima udienza del processo Università Bandita dunque si terrà il 15 giugno del 2022. Il procedimento è stato istruito su indagine della Digos della Questura coordinata dal procuratore Carmelo Zucchero il 22 settembre scorso. Lo ricordiamo, il GUP Marina Rizza aveva rinviato a giudizio gli ex rettori Francesco Basile e Giacomo Pignataro ed altre 7 docenti imputati nel filone principale dell'inchiesta. I reati contestati a vario titolo sono abuso d'ufficio e il falso per 2 imputati, Basile e Filippo Drago, anche la corruzione per atti contrari ai propri doveri. Degrado, schiamazzi notturni di ragazzini in piazza Santa Chiara ad Acireale, i residenti hanno presentato un esposto alle autorità. Una situazione di disagio sociale nota da tempo e su cui i residenti di Piazza Santa Chiara, vasto agglomerato residenziale tra la via Kennedy, via Felice Paradiso e la vicina area Comedy Acerale, stanchi di subire, hanno deciso di segnalare all'autorità giudiziaria tramite una dettagliata denuncia indicando schiamazzi notturni e fenomeni di ubriacature e molestie ad opera di orde di giovani, anche minori, che consumano alcol, forse anche stupefacenti, disturbando la quiete pubblica, specie nelle ore notturne, segnalano i residenti del quartiere, che hanno investito della questione anche il consigliere comunale Alessandro Coco, il quale ha portato l'istanza degli abitanti nella sede istituzionale del Consiglio Comunale, interrogando l'amministrazione in carica sulle soluzioni che intende adottare in relazione alle molestie notturne che si protraggono da mesi ormai, favorite dall'assenza di un efficace sistema di pubblica illuminazione, quello esistente in parte guasto, e dai mancati controlli da parte delle forze dell'ordine, la vigilanza notturna, il ripristino delle condizioni minime di sicurezza, la richiesta di quanti abitano nel rione, stanchi di subire continui atti molesti, di cui si fa carico anche l'esponente locale della Lega, Alessandro Coco. Ieri mi sono fatto portatore delle istanze dei residenti della zona di Piazza Santa Chiara, tutti quei complessi residenziali e di condomini molto abitati che stanno tra la via Felice Paradiso e la via Kennedy. Questa zona, che viveva in serenità e in tranquillità, purtroppo ormai da tempo è diventata in qualche modo vittima di bande di ragazzini e di ragazzi, quindi con schiamazzi notturni ma anche ubriacatura molesta, e quindi quella serenità che dovrebbero avere tutti è venuta a mancare. Spesso c'è addirittura paura di tornare a tarda sera nelle proprie abitazioni. Purtroppo negli ultimi giorni ci sono stati anche degli episodi che hanno fatto una sorta di salto di qualità in negativo, perché addirittura ci sono stati dei lanci di bottiglie contro i balconi di alcune abitazioni. Chiaramente una situazione intollerabile. La mancanza di illuminazione peggiora il quadretto, perché rende di fatto una zona in ombra, dove poi appunto ragazzi, sì, anche attraverso l'uso di alcolici, vogliamo sperare sia solo questo, si danno di fatto al divertimento molesto. Questa situazione purtroppo non è solo della zona di Piazza Santa Chiara, ma possiamo vedere che anche nell'area Com, che dovrebbe essere ad esempio chiusa al traffico ovviamente, nelle ore notturne spesso entrano motorini, spesso entrano macchine, ci sono gare tra ragazzi, anche in quel caso ubriachezza molesta. È chiaro che si deve intervenire. Se è vero che il comune non ha le risorse sufficienti, è anche vero che va attivata subito l'illuminazione in tutta l'area. Sarebbe auspicabile l'utilizzo di videocamere, sarebbe auspicabile soprattutto una sinergia tra l'istituzione comune, i vigili urbani, ma anche le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia, perché serve un controllo maggiore. Purtroppo ancora incidenti sul lavoro nella nostra regione, proprio nelle ore in cui il governo annuncia un apposito provvedimento per tentare di lenire il dilemma, 3 morti al giorno in Italia. Vediamo. Salvatore Ada, 55 anni, operaio di Messina, in ordine di tempo è solo l'ultimo dei lavoratori deceduti nel corso dei mesi, anche in Sicilia, durante lo svolgimento del proprio lavoro. Un decesso tragico che rende cupo il giorno in cui, da Roma, il governo annuncia di essere ormai pronto al varo del decreto con cui l'esecutivo proverà a fermare la strage quotidiana delle morti bianche, che conta in media 3 decessi al giorno
verifiche, controlli, ispezioni nei luoghi di lavoro attraverso l'incentivazione delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle normative prevenzionistiche, nessuna tolleranza sull'efficienza dei macchinari, altrimenti pene immediate più severe, quali la sospensione dell'attività per le aziende che non rispettano le norme sulla sicurezza nel lavoro, oltre all'arresto fino a 6 mesi per gli imprenditori che non dovessero mettersi in regola. Tornando a Salvatore Ada, 55 anni, di Messina, la morte è arrivata su un'area di stoccaggio nel viadotto ritiro dell'autostrada A20 Messina-Palermo. Una catena si sarebbe incagliata durante il trasporto da un cantiere ad un altro cantiere della stessa ditta di blocchi cementizi New Jersey, di quelli che si utilizzano in sostituzione del guardrail per rendere più sicura la separazione delle corsie di marcia in strade e autostrade. L'intoppo nella catena avrebbe provocato lo scivolamento di uno di questi pesanti monoblocchi da un camion, che è finito proprio sul povero operaio, da anni militante della Fenal Will. Per lui, malgrado i soccorsi, una fine tragica. Pare peraltro stesse svolgendo lavoro straordinario proprio per arrotondare lo stipendio e assicurare qualche soldo in più alla famiglia. I sindacati hanno proclamato per oggi uno sciopero di 8 ore, mentre l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ha espresso cordoglio per il drammatico incidente. Anche il Consorzio per le Autostrade Siciliane, sottolineando come l'evento non sia legato alla costruzione del viadotto, ha espresso vicinanza alla famiglia. Le indagini, aperte dalla Procura, dovranno chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, purtroppo mortale. Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei lavori socialmente utili nei comuni, ma con pastoie burocratiche, segnalano le municipalità. I percettori del reddito di cittadinanza potrebbero rappresentare delle vere e proprie risorse lavorative per i vari comuni, ma le pastoie burocratiche spesso impediscono il loro utilizzo a causa di varie problematiche che non consentono agli enti di destinarli alle varie attività. È un fiume in piena in tal senso il sindaco di Mascali Luigi Messina, che da tempo si batte perché i destinatari del sussidio possano essere attivamente utilizzati in attività lavorative sul territorio. L'obiettivo è il nostro, quello degli enti locali, del comune di Mascali, degli altri comuni. Qualche comune è riuscito forse miracolosamente ad avviare queste persone nel reddito di cittadinanza. Noi è da parecchi mesi, attraverso il personale mandato dall'ufficio collocamento, attraverso il ministero, che tentiamo di selezionare queste persone, perché il sistema assurdo che è stato messo attorno a questo utilizzo delle persone che hanno il reddito di cittadinanza, solo in Italia se lo potevano inventare i 5 Stelle e il governo che li ha inventati. Cioè ha messo un sistema dove dobbiamo selezionare le persone per pulire le strade, per fare lavori umili, non lavori di carattere tecnologico e preparatorio a delle attività importanti. Sono lavori semplici, cioè spazzare, tagliare l'erba, cose molto semplici. Nonostante tutto si deve fare una selezione di questo personale ed è da mesi che dura questa selezione attraverso questo personale. Poi dobbiamo trovare dei tutori all'interno di un ente come il nostro, dove abbiamo già difficoltà ad avere il personale perché siamo sotto organico di 45 persone circa. Dobbiamo trovare i soldi per dargli, forse che è l'unica cosa giusta che c'è, per mettere a disposizione quella che è la salvaguardia verso l'INAIL. Nello stesso tempo li dobbiamo attrezzare di tutto punto e mettere un'attrezzatura, cioè vestiario, scarpe e tutto, quando non abbiamo già i soldi per vestire quasi quasi i nostri vigili urbani e i nostri operatori di tutti i giorni. E alla fine di tutto questo percorso, se, ed è una cosa spero auspicabile, ma diventa assurda a monte di aver realizzato tutto questo sistema, se venisse trovato un posto di lavoro per uno di questi percettori del reddito di cittadinanza, significa che noi abbiamo sviluppato tutto questo lavoro per non avere nulla. E poi comunque se vengono a lavorare, verranno a lavorare da 8 a 16 ore alla settimana, cioè niente, neanche le 36 ore che sono necessarie. Dove vorrebbe impiegarli? Ma io li vorrei impiegare perché ho un'esigenza primaria, per esempio, di pulire tutto il territorio, perché vi faccio un esempio: pulire il cimitero di Mascali, che è oltre 50.000 metri quadrati più il cimitero di Punta Lazzo, significa materialmente andare a investire delle somme enormi per togliere la sabbia, e nello stesso tempo, quando noi togliamo le somme e l'indomani cade di nuovo la sabbia, diventa un problema, e pertanto significano decine e decine di mila euro che
non abbiamo come ente e che tra l'altro ancora non sono arrivate neanche come disponibilità sui capitoli. Pertanto volevamo impiegarli a questo, volevamo impiegarli a pulire un po' il territorio. Abbiamo circa 58 villette o 56 villette in tutto il territorio, più i plessi scolastici da curare per il verde, e abbiamo un solo villiere che tra l'altro lo utilizziamo non solo come villiere ma anche per tappare i buchi e per fare altre attività. Taglio di capelli gratuito per i senza tetto torna all'Help Center di Catania, l'iniziativa di solidarietà particolarmente apprezzata anche nel recente passato. Tagli di capelli gratuiti per gli indigenti che periodicamente si recano all'Help Center della Caritas diocesana di Catania per usufruire del servizio di bagni e docce. Questo è possibile grazie alla rinnovata collaborazione con gli studenti dei corsi di acconciatore di Arche Impresa Sociale, che due volte al mese si alterneranno, così come peraltro già è accaduto lo scorso mese di luglio. Eccoli al lavoro gli studenti accompagnati dai tutor per accogliere le richieste di chi ha bisogno. Si restituisce un po' di dignità nel rispetto delle normative anti-Covid. Attraverso questi eventi i ragazzi sono entusiasti di manifestare il bene attraverso appunto le competenze che acquisiscono nei laboratori della scuola. Arche, in collaborazione con Piazza dei Mestieri, condivide un modello educativo che viene avvalorato da queste tipologie di eventi, di collaborazioni, poiché sono eventi di una immensa valenza educativa e permettono appunto ai ragazzi di acquisire quella sensibilità verso il prossimo. Magari danno per scontato che tutte le persone possono avere un taglio di capelli, ma non è così. Quindi attraverso appunto le competenze e la loro passione, loro regalano un sorriso e sono contenti di farlo a chi è più bisognoso. C'è una povertà invisibile nel nostro territorio ormai da tempo, che riguarda non solo i fabbisogni alimentari, ma soprattutto l'igiene legato alla persona. Quindi un'altra azione affinché possa essere salvaguardata la dignità di una persona. Ecco perché ormai da un anno, con una media di 22 docce al giorno, tanti fratelli e sorelle ripartite nei vari giorni riescono a soddisfare questo fabbisogno. E in più avere anche la possibilità di un taglio dei capelli che, oltre a una dignità estetica della persona, permette un fattore igienico per i tante senza dimora che vivono nel nostro territorio. Catania si dimostra ancora una volta, grazie all'operato del Help Center della Caritas Etnea, al servizio dei più deboli. Sì, questa è la verità. Devo ringraziare i catanesi, in modo particolare Arche, la sua direzione, e soprattutto i ragazzi che con tanta buona volontà, guardate, hanno deciso due volte al mese di tagliare i capelli a coloro che non hanno questa possibilità economica di pagarsi un taglio di capelli. Sono ragazzi volenterosi, li ringrazio di cuore, ringrazio di cuore anche Arche a nome di tutta la Caritas di Catania. Grazie di cuore. La via Braille a Catania, abbiamo raccolto delle segnalazioni, vediamo insieme il servizio. Segnaletica stradale sbiadita, non visibile agli ipovedenti, marciapiedi non percorribili perché divelti dalle radici degli alberi, il manto stradale sgretolato con dislivelli evidenti, pericolosi ostacoli segnalati dall'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra nella persona di Andrea Bruno, già responsabile del polo tattile multimediale della stamperia regionale Braille. E parliamo proprio di via Louis Braille, che secondo chi segnala le difficoltà di transito rappresenta un vero e proprio paradosso. Tutti ostacoli e poi il semaforo di attraversamento pedonale, il cui cicalino di segnalazione acustica è guasto. Tutto questo a pochi passi dalla sede dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Catania. Catania, amici, è la città dei paradossi in alcune circostanze. In occasione della mia visita alla sezione provinciale dell'Unione Italiana Ciechi, sita a Catania in via Louis Braille, insieme alla presidente, la professoressa Rita Puglisi, ci siamo accorti di come lungo la via Louis Braille, via dedicata al grande scrittore del metodo di lettura e scrittura per i non vedenti Louis Braille, purtroppo quella via è totalmente abbandonata dalle istituzioni. Una sede dell'Unione Italiana Ciechi frequentata giornalmente da centinaia di bambini non vedenti che vanno lì per la riabilitazione visiva, in quanto la sede dell'Unione è una sede convenzionata con l'ASP di Catania per la riabilitazione visiva. Ecco, purtroppo le famiglie, i bambini, i non vedenti, ma tutti i cittadini che si recano là anche per fare le visite, hanno gravi difficoltà
di accesso, in quanto abbiamo marciapiedi diverti, abbiamo la segnaletica orizzontale scolorita e sbiadita, abbiamo il semaforo sonoro che serve per dare il segnale ai non vedenti di poter attraversare la strada in autonomia, rotto. Queste le criticità, adesso l'appello. Ecco, il mio appello, l'appello che lancio alle istituzioni, in particolare al Comune di Catania e all'assessore di riferimento, al ramo di riferimento, è quello di attenzionare la via Louis Braille per dare la possibilità ai non vedenti, ma anche alle famiglie, ai bambini dei non vedenti di potersi muovere in quella via in totale sicurezza, potersi muovere in un'area di autonomia, in quanto ricordo sempre che i non vedenti necessitano sempre di un accompagnamento. Ci sono dei non vedenti, dei bambini non vedenti pluriminorati che si muovono in carrozzina. Ecco, l'attenzione del comune e delle istituzioni verso le fasce più deboli della popolazione è un'attenzione che viene data a tutta l'intera comunità. Oggi è la giornata del tumore metastatico a Catania. Una iniziativa di particolare rilievo. Ci sono le zucche, le mele, le pere, ortaggi e verdure a foglia a chilometro zero, il miele, il pistacchio, tutti alimenti che hanno un ruolo importante nella prevenzione delle patologie tumorali e che oggi sono stati acquistati nel mercatino del contadino allestito nel parcheggio dell'Humanitas Istituto Catanese, insieme a Coldiretti, con Campagna Amica e l'associazione Il Filo della Vita. Una corretta alimentazione è salvavita e permette non solo di condurre le vite di tutti i giorni nel migliore dei modi, ma in presenza di patologie e di contrastare gli effetti e l'evoluzione della malattia. La prima medicina in assoluto, insomma, è il cibo assieme ad un sano stile di vita. Questo è il messaggio che bene si sposa con le iniziative promosse nell'ambito della Giornata Nazionale del Tumore al Seno Metastatico. Patologia questa dalla quale è difficile guarire, per la quale però la ricerca scientifica ha messo a punto delle terapie che permettono una convivenza con la patologia stessa. La Giornata del Tumore al Seno Metastatico si celebra oggi e si inserisce nel calendario di eventi di Sorrisi in Rosa, Festival della Prevenzione Senologica. Questa è una giornata dedicata proprio alle pazienti che hanno una diagnosi di carcinoma della mammella in fase metastatica. È un'iniziativa nazionale molto importante, perché questa è una categoria di pazienti che ha delle esigenze specifiche che non sono facili da soddisfare. È necessario, proprio per una gestione corretta, avere una rete di supporto di professionisti molto completa. E allora si è pensato, con questa giornata nazionale, di sensibilizzare proprio le istituzioni per fare in modo proprio che si riesca ad andare incontro a questa esigenza, no? Quindi creare dei percorsi agevolati, garantire un accesso reale ai professionisti, a tutte le figure professionali che sono importanti nella gestione. Si parla non solo quindi di oncologi come me, ma anche evidentemente di chirurghi, di radioterapisti, ma soprattutto di altre figure estremamente importanti, endocrinologi, reumatologi, gli psicologi, odontoiatri. C'è bisogno davvero di una rete molto complessa che non è facile da garantire, ed è bene che le istituzioni si muovano in questa direzione. È un esercito proprio questo di persone che devono affrontare un percorso assolutamente non semplice, che non riguarda solo loro ma anche le loro famiglie. E quindi essere in grado di riuscire a soddisfare tutte queste esigenze è un dovere che noi abbiamo, e noi come oncologi abbiamo un ruolo importante, perché noi siamo un po' i coordinatori di questo percorso e dobbiamo davvero riuscire a offrire tutto questo alle nostre pazienti. In tutto questo c'è alla base il concetto di prevenzione. Oggi, con i prodotti di stagione, si dà anche un segnale importante. Ci sono degli alimenti che curano prima ancora che intervenga la medicina. Sì, sì, questo è un ambito che evidentemente è estremamente importante, su cui dobbiamo sempre puntare. Noi oggi abbiamo parlato di tumore della mammella metastatico, quindi quando purtroppo il concetto di prevenzione non è molto appropriato, però non è neanche vero del tutto questo, perché comunque purtroppo anche dopo una diagnosi di tumore della mammella in fase avanzata bisogna curare la prevenzione e lavorare anche nella prevenire seconde problematiche, e questo lo si può ottenere proprio con uno stile di vita anche sano.
Rieccoci in studio. Durante la prima parte del telegiornale abbiamo parlato dell'allerta meteo diremato per domani dalla Protezione Civile Regionale, soprattutto, ma non solo, nelle aree della Sicilia orientale. Tra l'altro verranno chiuse le scuole nei comuni di Aci Reale, Aci Castello e Aci Sant'Antonio con ricorso alla DAD. Nel frattempo abbiamo ricevuto notizia da Catania circa invece la vaccinazione di prossimità che era stata prevista in Piazza Eroi di Ungheria grazie ad un accordo tra la struttura commissariale Covid di Catania e il Comune di Catania. Ebbene, proprio per l'allerta meteo, la vaccinazione di prossimità prevista per domani in Piazza Eroi di Ungheria viene rinviata a data prossima, che sarà riprogrammata e quindi comunicata. Con questa notizia noi ci fermiamo, termina la seconda edizione del nostro telegiornale, la prossima domani alle ore 14. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata a voi tutti. Le previsioni del tempo di domani 14 ottobre in Sicilia. Cielo nuvoloso con ampie possibilità di pioggia, soprattutto nella zona centrale e orientale della regione, con temporali nel corso del pomeriggio. I venti saranno deboli con locali rinforzi, i mari mossolo ionio poco mossi, gli altri mari ma con moto ondoso in aumento. Le temperature generalmente in fase di discesa, sia le temperature minime che le massime. Nell'Ennese e nel Nisseno particolarmente marcata l'escursione termica.